Buonasera telespettatori di ETV e benvenuti a Daedalus. Ci troviamo nel centro di Bologna, in via Belle Arti, in fondo a via Belle Arti, perché qui ha sede uno dei musei più importanti della nostra città, forse troppo dimenticato e troppo, diciamo, snobbato da noi bolognesi. Lo conoscono più all'estero che in casa nostra. Qui, in fondo a via Belle Arti, ha sede la Pinacoteca Nazionale di Bologna. È un tesoro straordinario, uno scrigno unico nella nostra città, nell'Emilia Romagna. Sono circa 400 opere esposte, sono un migliaio quelle che all'inizio, quando la Pinacoteca fu fondata, all'inizio del 1800, erano state raccolte, eredità della vecchia Accademia delle Belle Arti. In epoca napoleonica sappiamo che sono state tante le opere requisite dal regime repubblicano all'ex, ormai ex, dominio dello Stato della Chiesa qui nella città di Bologna, e tutte queste opere, gran parte di queste opere, sono state appunto raccolte nella Pinacoteca di Bologna. E quindi è uno spaccato dell'arte bolognese, soprattutto dal 1200 al 1700 circa. Certo, ci sono opere di grandissimo pregio che vengono da fuori, un Raffaello che questa sera non vedremo, diciamo, in carne ed ossa perché è attualmente in mostra all'estero, ma soprattutto si tratta di opere appunto che raccontano qualcosa della storia della nostra città. E quindi questa sera una visita alla Pinacoteca di Bologna. Saliti dunque al primo piano della Pinacoteca di Bologna, comincia il percorso espositivo in rigoroso ordine cronologico, e quindi si parte dal Medioevo. E noi nel Medioevo incontriamo Anna Brini, non risalente al Medioevo ovviamente. Ciao Anna. No, ciao, no, Massimo, buonasera a tutti. Allora, questa sera vogliamo fare veramente un rapido percorso nella Pinacoteca di Bologna. Non possiamo vedere tutto, l'ho detto in apertura, 400 opere, non è possibile mostrarle tutte, però vogliamo cercare di dare un po' le coordinate di quella che è anche la storia dell'arte a Bologna, che qui i bolognesi possono ritrovare. Certo, allora, giustamente hai detto che iniziamo dal Medioevo, quindi quelli che sono considerati pittori primitivi, quindi nella prima sezione della nostra bellissima Pinacoteca, perché è una delle più belle pinacoteche italiane, dopo gli Uffizi, comunque la mettiamo, insomma, sul podio sicuramente. La prima sezione è dedicata a questi pittori primitivi, quindi il 1200, il 1300, iniziamo col 1400, dopo passiamo al Rinascimento. Secondo me la cosa più importante da raccontare a chi ci guarda e chi ci ascolta è come leggere un po' le opere che si susseguono in questa Pinacoteca, e cercare di capire quali sono le differenze fra i vari periodi storici dal punto di vista stilistico. Ci siamo fermati davanti a questo primo crocifisso bellissimo. La prima cosa da dire è che nel Medioevo difficilmente troviamo delle firme. L'importante non è il nome del pittore quanto il soggetto, quindi molte volte si tratta di attribuzioni. Gli storici dell'arte studiano gli archivi, studiano i punzoni, studiano le tecniche e fanno dei raffronti stilistici e cercano di capire di quale autore si tratta. Se non c'è la firma, un aiuto può essere dato dal pagamento. A volte negli archivi delle chiese, dei conventi, si trovano le ricevute di pagamento che attestano chi è l'autore di un'opera. Allora, la prima cosa da dire quindi è che non sempre ci sono le firme, perché è il soggetto che importa e non il nome del pittore. Il supporto in questa fase storica è soprattutto il legno,
il muro, ma soprattutto il legno. Le cose cambieranno in epoche successive. Il colore predominante, e basta entrando in Pinacoteca dare un'occhiata al primo corridoio, si vede subito che il colore predominante è l'oro. L'oro significa santità, gloria, quindi è celebrazione di tutto ciò che è sacro, ed era anche un modo per attirare il popolo, il volgo, in chiesa, perché il popolo non, di oro non ne vedeva, e entrare in chiesa, e invece c'era un tripudio di opere in cui l'oro la faceva da padrone, e quindi l'effetto era rimanere a bocca aperta, cioè stimolare la meraviglia, e quindi in qualche modo, come dire, si stimolava anche la frequentazione della chiesa, perché era l'unico appunto luogo dove il popolo poteva vedere l'oro. Chi è il committente in questo periodo? Il committente è uno solo, la chiesa. Quindi non ci sono, certo, scelte. E ovviamente il soggetto poi è, il soggetto è sempre sacro, quindi le scritture sono il soggetto delle opere primitive. Quindi vedete il legno, l'oro, il soggetto sacro, la committenza della chiesa, e poi per un bel pezzo di questo periodo medievale la totale assenza di movimento, cioè tutte le figure sono ieratiche, manca la prospettiva, dobbiamo aspettare ancora un pochettino perché la prospettiva venga reintrodotta, ma ci arriviamo fra poco, e quindi l'ispirazione è ancora molto legata all'antichità bizantina, quindi la forcula, cioè la V che c'è sotto il naso, questi nasi molto diritti, quindi insomma l'ispirazione è ancora quella. E poi politici che sono contenuti qua in Pinacoteca del medesimo periodo, si nota come si tratti di arte assolutamente ideale, vale a dire che non c'è un modello in carne ed ossa dietro ai personaggi di queste opere. I visi scaturiscono dalla mente dell'artista, le facce sono tutte uguali, non ci sono caratterizzazioni realistiche, perché appunto è una pittura ideale, deve trasmettere un messaggio che è un messaggio religioso, un messaggio sacro, anzi bisogna in qualche modo essere certi che il popolo che osserva queste opere in nessun modo si identifichi in quello che sta osservando, cioè ci deve essere un distacco assoluto, non ci deve essere nessun rapporto, e per sottolineare questo distacco le facce sono tutte uguali perché il popolo ben capisca che non si tratta di persone vere, esistenti, ma di un piano superiore, un piano sacro che è lontanissimo dalla mortalità dell'uomo. E ci sono insomma molti esempi. Per quanto riguarda le firme, diciamo che c'è qualche eccezione, e credo che possa essere utile guardare proprio di fianco al crocefisso iniziale il San Giorgio di Vitale da Bologna. Vitale da Bologna è il nostro più importante pittore locale del 300. Se si fa una paragone molto rapido tra il medesimo periodo toscano, quindi Giotto per esempio, e Vitale, si notano delle differenze. Giotto è elegante, Giotto è moderato, i toscani hanno questa caratteristica, Vitale è focoso, Vitale è più agitato, Vitale è forse meno elegante, ma Vitale è espressione di una pittura che è nostra, che è emiliana. Noi eravamo un tempo, eravamo chiamati siciliani del nord proprio per questo, perché avevamo questo aspetto cipiglio caliente. Esatto, questo aspetto caliente. Quindi è bellissimo guardare la spirale del corpo di San Giorgio, che è in opposizione alla spirale del cavallo, la forma quasi nevrotica di come Giorgio alza la lancia per trafiggere il drago diavolo, e il nostro Vitale dice: questo l'ho fatto io, non vuole che ci siano dubbi in merito, e quindi
firma proprio sulla coscia del cavallo con il suo monogramma. Quindi è una delle poche opere firmate del Medioevo. Assolutamente. Giotto, per esempio, abbiamo due cose, nella tutta la produzione di Giotto abbiamo soltanto due cose firmate da Giotto, invece. E una di queste è a Bologna. E una di queste è quella di Bologna. Quindi abbiamo detto che, soprattutto in questa prima fase medievale, l'arte è soprattutto clericale, diciamo, è cosa che si tramanda di chiesa in chiesa e il committente è principalmente appunto il clero, ma noi, Anna, abbiamo un'immagine di quelle che sono le chiese, soprattutto appunto le pievi antiche, le chiese medievali, estremamente spoglie, semplici, ma erano veramente così all'epoca? No, in realtà non erano così, sono belle, sono evocative, sono suggestive, pensiamo, per stare in casa nostra, la chiesa romanica dei Santi Vitale Agricola all'interno del complesso stefaniano, quindi non ci sono decorazioni, non c'è niente, il mattone a vista. In realtà no, le cose non erano così. Le chiese erano estremamente ricche, come vi ho appena detto, c'erano tante tavole dove l'oro risaltava particolarmente, come vi dicevo, era un modo per attirare le persone, ma era anche un modo per insegnare le scritture. Ricordiamoci che in realtà il mondo cattolico è un mondo di totale analfabetismo, e dobbiamo in realtà arrivare in tempi molto recenti perché ci sia un'alfabetizzazione importante del popolo. E quindi leggere le scritture non era possibile per la maggior parte delle persone, era soltanto la classe clericale, poi neanche tutta, nel senso che soltanto i livelli più alti. E quindi le scritture venivano raccontate attraverso dei fumetti come questo, la storia di Cristo, la storia dei santi martiri, la storia della Vergine, venivano raccontate attraverso dei veri e propri fumetti, in modo che non ci fossero dubbi su quale fosse l'ordine di lettura, quindi lo leggevi in maniera lineare, in maniera chiara, ed è ovviamente molto più facile ricordare delle immagini piuttosto che ascoltare delle parole o appunto leggerle, che era impossibile. Quindi noi le dobbiamo immaginare o piene di tavole di legno come questa, oppure con lo stesso principio affrescato sulle pareti, però ecco, non immaginiamole così spoglie scarne, come adesso, austere, le cose erano diverse all'epoca. Opere che si trovavano nelle chiese, come questo Polittico del maestro dei Polittici, tra l'altro nomen omen, diciamo, bolognese, separato in due parti, qui presente alla Pinacoteca, una di fronte all'altra, dietro
le vostre spalle c'è la parte superiore, invece dietro di me quella inferiore, Anna. E si diceva però che l'arte bolognese in quei secoli, in quegli anni, fosse molto differente rispetto a quella fiorentina, insomma, in qualche modo. Volevamo un po' strafare noi, sì. Eravamo meno moderati dei... Però a me piace di più, cioè, tanto... So che non dovrei dirlo, però a me piace più. Allora, questa è una Dormitio Verginis, la Madonna non muore, la Madonna transita dallo stato della morte allo stato dell'ascensione, è presente Gesù, sono presenti gli apostoli, ecco, l'idea di prospettiva è ancora embrionale, praticamente inesistente, diciamo che se fossimo stati in Toscana magari avremmo avuto la fila di apostoli, attorno al letto e ci saremmo fermati lì, invece noi vogliamo aggiungere molto, non siamo ancora in grado di dare un senso di prospettiva fatto molto bene, quindi noi mettiamo i ciuffi di capelli di un sacco di gente che è presente ma che non si vede, si intravede soltanto la parte, insomma soltanto qualche ciuffo di capelli. E un'altra cosa, questo mi ricordo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, quando questo politico è stato esposto durante una mostra straordinaria che si è tenuta a Bologna, era credo il 2013 o 14, giù per di là, curata da Vittorio Sgarbi, Palazzo Fava, che è da Cimabue Morandi, e il famoso critico d'arte ci faceva notare questa scena che è estremamente bolognese. Abbiamo Gesù che sta insegnando in sinagoga ai rabbini e uno dei presenti si è particolarmente stancato, annoiato, arrabbiato per quello che Gesù sta dicendo o semplicemente si rende conto di non avere la conoscenza delle scritture che aveva questo ragazzino giovanissimo e in uno scatto di ira si volta, prende le scritture e prende il libro e lo sbatte a terra in questa maniera proprio... Rabbiosa e scocciata. Violenta. Ecco, diciamo che Giotto forse si taglia un braccio piuttosto che fare una cosa del genere. Ecco, è questo che intendo dire la Bologna che si può trovare dentro ad alcuni politici che sono esposti in Pinacoteca. Siamo adesso al cospetto di una delle opere più importanti, più famose, più di pregio di tutta la collezione della Pinacoteca di Bologna, e cioè questo Politico di Giotto. Tra l'altro, Anna, la persona che ci sta accompagnando della Pinacoteca, Simone Dandola, ci ha spiegato e ci ha fatto vedere, perché solo un occhio attento e che sa dove guardare, riesce ad individuare la firma di Giotto, che come dicevi all'inizio è una delle pochissime opere firmate. Esatto, è un politico che ha una storia, ipotizziamo, in realtà molto particolare, che forse non so se abbiamo avuto in qualche altro Daedalus l'occasione di raccontare. Tra il 1327 e il 1334 Bologna è stata la sede del Vaticano, anche se fisicamente il Papa e la sua corte non erano qua, però sono stati 7 anni in cui Bologna ha sostituito Avignone, perché il Papa in quel momento era ad Avignone, voleva rientrare, il Papa in questione era Giovanni XXII, il Papa voleva rientrare in Italia, a Roma, però Roma non tirava ancora l'aria giusta, perché ovviamente le nobili famiglie romane erano contentissime che il padrone di casa fosse molto lontano, perché avevano una libertà che altrimenti non avrebbero avuto.
si pensa a una città cuscinetto, cioè dove trascorrere alcuni anni in attesa che arrivasse il momento giusto per rientrare a Roma. E il Papa manda suo nipote, il cardinale Bertrando del Poggetto, Bertrand du Piaget, ma perché erano francesi, tutti quelli della cattività avignonese sono francesi, lo manda a Bologna, arriva con un sacco di soldati, di armate, un sacco di maestranze e dà un volto nuovo alla nostra città. È il momento in cui la chiusa di Casalecchio viene rinnovata, i canali della città vengono rinnovati, molti vengono chiusi, vengono fatte strade, vengono fatti palazzi, vengono fatte piazze. Perché? Perché devi preparare Bologna ad accogliere la corte papale, bisognava fare un upgrade di tutta la maquillage. Esatto, un maquillage di tutta la città. E viene naturalmente costruita la cittadella, una roba pazzesca, cioè che partiva da quella che oggi è l'autostazione di Bologna, arrivava a via Cesare Boldrini, quindi diverse centinaia, un grande quadrato di diverse centinaia di metri per lato, all'interno del quale vi era il palazzo papale e la Cappella Magna. La Cappella Magna era la cappella che la chiesa utilizzata dal Papa e dalla sua corte. È ovvio che vuoi fare le cose in grande, vuoi fare le cose al meglio, chiami il pittore migliore su piazza e chiami Giotto. Giotto che era già maturo in quel momento, siamo alla fine, siamo nella sua ultima maturità artistica, è richiestissimo da un sacco di parti, quindi e non c'erano i treni, non c'erano gli aerei, quindi lui girava con una trottola tra un cantiere e l'altro. Non possiamo pensare che abbia fatto tutto lui qui a Bologna. La Cappella Magna, si narra, fosse completamente affrescata da Giotto. Agli inizi del XX secolo, sul rudere rimasto di questa cittadella che è davanti all'autostazione di Bologna, c'erano ancora, sì, erano chiaramente ancora visibili grandi chiazze di intonaco dove si intravedevano delle decorazioni. Ha sicuramente lavorato con altri pittori hanno collaborato perché era impossibile che facesse tutto lui. Quindi tutta la cappella era affrescata e poi sugli altari o sull'altare, perché grandi informazioni non le abbiamo, c'erano delle tavole come quella che è arrivata a noi. Quindi siccome i bolognesi tutti i nostri telespettatori lo sanno, hanno distrutto questo palazzo e questa cittadella. Non solo quella, purtroppo ci siamo fatti tanto male nell'arco dei secoli. L'abbiamo fatta a pezzi, perché anche noi, come i romani, a un certo punto abbiamo detto, aspetta bene, tutto sommato, perché siamo nello Stato Pontificio, ma perché avere il padrone di casa in casa? E quindi lo abbiamo chiaramente dimostrato, distruggendo quanto Bertrando del Poggetto aveva costruito, e il Papa poi a quel punto rimarrà ad Avignone, ci rimarrà 80 anni, quindi non tornerà più in Italia per molto tempo. Di questa grande distruzione operata dal popolo bolognese rimane questa, che come hai detto storicamente è molto importante perché è una delle pochissime firmate da Giotto. Di Giotto sicuramente è la Madonna, mentre il resto con molti dubbi c'è la sua, anzi direi sicuramente non la sua mano. Guardate semplicemente, che balza all'occhio, la differenza che c'è nel ginocchio dell'arcangelo Michele, cioè il panneggio del ginocchio dell'arcangelo Michele col panneggio delle ginocchia della Vergine. Perché è importante Giotto? Giotto non inventa la prospettiva, no. I romani, chi fa un giro per Pompei, si rende perfettamente conto che la prospettiva già la conoscevano benissimo. Lui la reintroduce dopo un lungo periodo bizantineggiano, qui sparisce, esatto, a due dimensioni, esattamente, lui la reintroduce e che cosa utilizza? Il trono, ovviamente mettendo i braccioli al trono ci dà un senso di profondità, esattamente, e poi incomincia a riapparire il movimento che nell'arte bizantina era sparito. Abbiamo questo bimbo un po' monello che si arrampica, perché è bellissimo il movimento con cui il bimbo si aggrappa proprio alla veste della Vergine, proprio si tira su e allunga una mano per darle una carezza. Quindi abbiamo questo fenomeno che poi fiorirà nel Rinascimento, per cui si comincia a rappresentare l'umanità
di Cristo, di Gesù, della Vergine, e come dire, passa un po' non in secondo piano, però si affievolisce col passare dei secoli sottolineare la sacralità, mentre invece si comincia a sottolineare l'aspetto umano. Questo è un bimbo che accarezza il viso della sua mamma, non Gesù, il figlio di Dio, che tocca la Vergine Maria, sì. Quindi sono una cosa molto diversa. Forse la mano di Giotto potrebbe essere anche nel tondo sotto il trono con il viso di Cristo, e forse non di Giotto, ma comunque molto particolare è la rappresentazione della Vergine nella predella, nella parte bassa, di profilo. Potrei definire una sorta di sperimentazione, una rappresentazione un po' sperimentale, un po' diversa dal solito della Madonna. Rimangono comunque le cose tipiche del Medioevo, tanto oro, il legno, queste aureole pesantissime, appunto, che sottolineano l'importanza, la sacralità delle persone rappresentate. Peccato che avremmo avuto una seconda cappella degli Scrovegni a Bologna. L'abbiamo distrutta. Siamo distrutta. Allora Anna, dicevi che in questo periodo i supporti principali della pittura erano il legno e ovviamente l'affresco, quindi la pietra. E qui alla Pinacoteca di Bologna, pensate, c'è una sala talmente straordinaria che riproduce l'interno di una vera chiesa, una navata intera con gli affreschi staccati in qualche modo dalle pareti di una chiesa che forse non tutti i bolognesi conoscono, anzi secondo me pochissimi conoscono, la chiesa di Mezzaratta, sì, che si trova all'Osservanza. Esattamente. Se immaginiamo di essere sul Colle dell'Osservanza, dove c'è Villaldini, dove c'è San Paolo dell'Osservanza, scendiamo lungo via dell'Osservanza, scendiamo perché salire è più faticoso, e ritroviamo alla nostra sinistra una casa privata oggi, ma è assolutamente riconoscibile il fatto che fosse una chiesa, e che fosse una chiesa romanica dedicata a Santa Apollonia, e viene detta di Mezzaratta perché si trova a mezza costa, a mezza altezza. A mezza costa rispetto al monte, alla collina. Vitale da Bologna aveva affrescato completamente l'interno di questa chiesa, quello che stavamo raccontando prima, la Bibbia dei poveri. Attraverso le immagini si raccontava la storia del Vecchio Testamento, dell'Antico Testamento alla mia destra e del Nuovo Testamento alla mia sinistra. E invece alle nostre spalle abbiamo un capolavoro di Vitale da Bologna, quindi siamo nel pieno 300, abbiamo la Natività. E per essere sempre, come dire, legati alle cose particolari che abbiamo a Bologna, abbiamo anche una rappresentazione del sogno della Vergine. Ce ne sono pochissime al mondo, ma pochissime intendo meno delle dita di una sola mano, quindi è una rappresentazione particolarissima. Gli affreschi sono stati staccati, purtroppo non tutti si sono salvati, però insomma ci dà un'idea precisa di quello che era, di quelle che erano le chiese romaniche o gotiche, che oggi a noi appaiono così
semplice, spoglie, sì, e invece un tempo erano tutte decorate. E ci dà anche un'idea di quello che forse Giotto aveva fatto nella Cappella Magna e che invece non abbiamo più. Comunque venite in questa sala perché davvero provoca una grande suggestione. Siamo stati recentemente a visitare il cimitero della Certosa e vi abbiamo promesso che ci torneremo perché c'è ancora tanto da vedere, da mostrare, da dire su questo unico, posso dire, cimitero a livello europeo, a partire probabilmente dall'interno della chiesa, no Anna, di San Girolamo della Certosa. Tante sono le opere che sono presenti lì, però c'è qualcosa che invece è qua, sì, perché sì. Questa viene da San Girolamo della Certosa. Esatto, in quasi tutta la Pinacoteca sono tutte opere che provengono dalle requisizioni napoleoniche e che sono state restituite alla città e hanno trovato una loro collocazione non più nelle chiese di provenienza, alcune delle quali non esistono nemmeno più, ma hanno trovato una loro collocazione nel luogo in cui ci troviamo, cioè l'antico convento di Sant'Ignazio, perché dimentichiamoci che siamo negli spazi che un tempo erano di un convento. Questo è un bellissimo polittico dei fratelli Vivarini, è del 1450, veneziani, anzi direi fra i più importanti pittori del 400 veneziano, ed è un polittico che si trovava proprio, come diceva Massimo, sull'altare maggiore della chiesa di San Girolamo della Certosa. E infatti la figura di San Girolamo è subito di fianco, esattamente accanto alla Vergine, proprio per sottolineare che è il titolare della chiesa in cui questo polittico si trovava. A noi adesso nella nostra passeggiata, breve passeggiata nella Pinacoteca, questo polittico serve perché siamo nel momento in cui c'è il passaggio dall'arte medievale che abbiamo visto nelle immagini ci stiamo muovendo verso il Rinascimento. Il Rinascimento non inizia in maniera uguale in tutti i paesi d'Europa, anzi forse da noi inizia qualche momento dopo rispetto agli altri paesi, poi ne abbiamo dato l'espressione più bella probabilmente, però arriviamo un pelo lunghi, esatto, su questa cosa. Diciamo che convenzionalmente lo facciamo iniziare proprio nel 1450, che non vuol dire che il primo gennaio del 1450 finisce il gotico. Era il Rinascimento. E inizia il Rinascimento. È ovviamente una lenta progressione, una lenta evoluzione. Però ci sono delle cose che si vedono già. C'è sempre il legno, c'è sempre l'oro, che è quello che ha caratterizzato il periodo precedente, però i visi cominciano ad essere caratterizzati, cominciano ad avere delle espressioni che ci fanno intuire che dietro a questi santi, dietro a San Giovanni Battista, dietro a San Nicola, dietro a San Girolamo, ci sono dei modelli veri. E questo è il momento di passaggio e adesso vediamo invece un esempio proprio classico del nostro Rinascimento.
Siamo adesso davanti ad un'opera del 1474, è addirittura datata, proprio c'è scritto, di Francesco del Cossa, un nome, Anna, che ricordo nella puntata che abbiamo fatto sul politico Griffoni di Palazzo Fava, qualche tempo fa, un anno fa e passa. E poi volevo suggerire, non tanto a te ovviamente, ma magari ai nostri telespettatori, magari anche ai più giovani, ai più piccoli, no? Sì. Di fare un gioco per annoiarsi, magari non annoiarsi, diciamo, troppo tra un'opera d'arte e l'altra, cioè cercare le collane di corallo, o comunque il corallo, nei dipinti che sono presenti qui in Pinacoteca, perché è un gioco interessante e divertente e ha un suo significato storico legato alla città. Sì, allora, è vero, hai ragione Massimo, noi abbiamo parlato di Francesco del Cossa, che è un pittore ferrarese che però ha lasciato Ferrara per dei malumori che aveva con il suo committente, con Borso d'Este, e si è trasferito a Bologna, ha vissuto insomma la fine della sua vita nella nostra città, si è ammalato nel 1478 di peste, quindi è morto ed è sepolto, anche se non sappiamo esattamente dove, qui a Bologna. 1474, quindi siamo proprio agli ultimi anni della sua attività. Francesco del Cossa è uno dei grandissimi rappresentanti del Rinascimento emiliano. Vediamo tutte le differenze che ci sono rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Abbiamo parlato di legno di là e invece qui abbiamo la tela che non c'era precedentemente, a parte che c'era il problema dei costi, ma insomma il legno era il supporto principale, mentre adesso abbiamo l'introduzione della tela. Abbiamo tutti i visi uguali, tutte le facce uguali, perché era pittura ideale, non bisognava che il volgo, il popolo, chi guardava l'opera si immedesimasse in quello che stava guardando. Invece qui è esattamente il contrario, qui abbiamo dei modelli dietro i personaggi, ci sono personaggi, cioè San Petronio è un modello in carne ed ossa, una persona vera. Tra le altre cose, sempre riallacciandoci al nostro politico Griffoni, il San Petronio oggi al Louvre, uno dei pezzettini del politico Griffoni, utilizza lo stesso modello. Francesco del Cossa usa la stessa persona per fare il San Petronio della Pala dei Mercanti, che è questa dove davanti alla quale ci troviamo, e il politico e il San Petronio del politico Griffoni. C'erano prima delle aureole molto pesanti, molto marcate, invece qua cominciano ad esserlo meno, finché andranno proprio a sparire, perché si sottolinea l'umanità più che la santità e la sacralità dei personaggi. I committente, mentre nel Medioevo è praticamente solo la Chiesa, invece qui abbiamo delle committenze private, cioè abbiamo nobili famiglie o abbienti famiglie bolognesi che sono committenti dell'opera. In questo caso il committente è rappresentato, è qui dipinto, questo ha sempre un soggetto sacro, però questo è il momento in cui incomincia a fare da padrone la mitologia, oppure anche ritratti di nobili uomini, di nobili donne, quindi i soggetti non sono più solo sacri come nel periodo precedente, ma ci sono anche soggetti profani. E quindi inoltre là abbiamo visto come dire, la quasi assenza di movimento e di prospettiva, qui invece abbiamo movimento e prospettiva, quindi abbiamo visto uno alla volta tutte le differenze. E fai bene a dire magari ai più giovani visitatori della Pinacoteca di andare a caccia del corallo. Ci sono tanti i quadri in Pinacoteca dove Gesù indossa o una collanina o un braccialettino di corallo, è rosso, il rosso è il colore della passione di Cristo, perché è il colore del sangue. Anche il cardellino con le ali aperte a mo' di croce ci ricorda la passione di Cristo. E quindi che cos'è la passione di Cristo? La crocefissione è il redimerci col suo patimento e con il suo sacrificio, redime l'umanità dal peccato originale, ci rende di nuovo puri. Non c'è nulla di più puro di un bambino che nasce privo del peccato originale, ed è il motivo per cui a Bologna, qui da noi, fino a non troppo tempo fa, credo che chi abbia la mia età lo sappia benissimo, si regalavano ai bimbi neonati degli oggettini che contenessero qualche perla di corallo, proprio perché si sottolinea la purezza del bimbo appena nato.
Nella travagliata storia della città di Bologna, il Rinascimento è caratterizzato particolarmente dal governo della città da parte della potentissima famiglia Bentivoglio, andata poi a finire come è andata a finire. Infatti un giorno faremo anche una puntata non solo sulle eccellenze bolognesi, ma anche sulle autodistruzioni bolognesi, tanto per restare in tema. Però insomma diciamo che la famiglia Bentivoglio è la famiglia del Rinascimento bolognese, i signori di Bologna, celebrati tantissimo, per esempio nella chiesa di San Giacomo Maggiore, a pochi passi da quello che era il loro palazzo, la loro dimora, la loro sede, il palazzo che poi è lì vicino a Via del Guasto, mentre in questo caso, Anna, siamo di fronte a il loro pittore preferito? Sì, sicuramente il più bravo. Dunque, questa è la sezione della Pinacoteca che personalmente amo di più, perché è veramente un... Io non trovo assolutamente che sia inferiore ad altre pinacoteche più blasonate o gallerie più blasonate. Secondo me la sezione del Rinascimento della Pinacoteca di Bologna, se uno ha voglia di girarla con un minimo di calma e osservando i particolari delle pale esposte, rimane assolutamente senza fiato. Ci siamo fermati davanti a una... ma è, come dire, è la portavoce di una collezione rinascimentale eccezionale. Giovanni II Bentivoglio è stato un mecenate, è stato il Lorenzo il Magnifico di Bologna, come Lorenzo Magnifico è stato mecenate per la sua città, per Firenze. Giovanni II aveva tre grandi pittori alle sue dipendenze, che sono Francesco Francia, Lorenzo Costa e Amico Aspertini. Ognuno di loro molto particolare a suo modo. Amico Aspertini perché era il pittore rivoluzionario, quello che non seguiva le regole e non gliene fregava assolutamente nulla se la critica era critica nei suoi confronti. Il più raffaellesco di tutti invece Francesco Francia, il più bello, il più quotato, il più bravo, patinato, una pennellata perfetta, non, sicuramente un pittore di qualità straordinarie. Siamo nella seconda metà del 1400, abbiamo una pala il cui committente è Anton Galeazzo Bentivoglio, che vediamo vestito con la cappa bianca perché stava rientrando da un lungo viaggio in Terra Santa. È una natività, nel senso che abbiamo il nostro Giuseppe, la Vergine, Gesù bambino, dietro il bue e l'asinello, ma i dettagli sono da notare. Non abbiamo più le aureole, abbiamo appena finito di dire che col Rinascimento le aureole vanno a sparire. Questo, se non avesse due o tre piccoli raggi di luce che escono, che sono vicino al capo, difficilmente potremmo dire che si tratta di Gesù. La Vergine, non credo che la telecamera sia in grado di cogliere la aureola, che è un filo d'oro talmente sottile che è impercettibile. Che cos'ha la Vergine sulla testa? Al velo bolognese. Il 400 è il secolo del velo di seta bolognese. Paesaggi bellissimi che ci danno anche un sacco di informazioni su qual era l'architettura delle nostre campagne. I gioielli, i capelli, una ricchezza di dettagli stupefacente, davvero. Quindi anche gli uccellini, c'è vita in questo, oltre agli esseri umani c'è vita perché ci sono diversi animali. Non a caso è a Bologna che da lì a pochi decenni verrà fondata la prima cattedra di scienze naturali, il primo cattedratico sarà Ulisse Aldrovandi, perché a Bologna l'osservazione della natura si faceva già da tempo, non dal punto di vista creazionistico ma dal punto di vista scientifico, motivo per cui c'era grandissima attenzione ai paesaggi, alla natura, che fa da contorno ai protagonisti dell'opera magnifica.
Abbiamo quindi cambiato sala, ci siamo trasferiti, abbiamo cambiato anche periodo storico, siamo passati, abbiamo visto anche prima, insomma, già dalla tempera all'olio, ma qui soprattutto, Anna, a colpire è la differenza di canoni, di colori, di anche di soggetto in qualche modo, c'è tanta gente, si vede tutti ammassati, che cos'è insomma? Sì, le cose sono cambiate notevolmente, il Rinascimento è comunque caratterizzato da simmetria, in qualche modo c'è una certa disposizione dello spazio, qui hai giustamente detto c'è molto caos, questo è Orazio Sammachini, abbiamo molti personaggi, questa pala era un tempo nella chiesa dei Santi Nabor e Felice, che, dove credo abbiamo fatto una trasmissione dedicata alla cripta di San Zama, quindi sì. Quella chiesa lì. Abbiamo in questa sala alcuni quadri di pittori, c'è Prospero Fontana, c'è Vasari, c'è Sammachini, insomma sono diverse opere che appartengono all'ultimo quarto del 1500 e sono opere di manieristi. Manierismo nasce in realtà in senso dispregiativo, cioè vuol dire dipingere alla maniera di Raffaello, di Leonardo, senza però ottenere i medesimi risultati. Cioè la critica dell'epoca pensava che questi pittori tentassero di copiare Raffaello o Leonardo, ma che non fossero in grado di farlo. In realtà oggi si tende a ritenere che il manierismo sia una ricerca stilistica diversa, cioè loro vogliono creare una realtà differente da quella rappresentata dai grandi pittori del Rinascimento. Voglio fare un esempio pratico perché per riuscire a spiegarmi meglio. Se io sono Raffaello e faccio il ritratto di una borsa rossa, io mi metto la borsa rossa davanti al cavalletto e le faccio un ritratto, e quando uno va a vedere l'opera è una borsetta rossa esattamente come quella che io, come quella che Raffaello stava guardando. Se invece io sono Prospero Fontana, sono comunque un manierista, ho la stessa borsetta rossa davanti agli occhi, però la faccio e viene fuori verde. Perché? Perché in quel momento io sono contenta e quindi non la vedo rossa, ma la vedo verde. Quindi c'è il filtro del pittore, quindi dello stato d'animo del pittore. Non creo una realtà uguale a quella che sto effettivamente guardando, ma è una realtà mia personale, e non è universale come nel caso di Leonardo o di Raffaello, ma è estremamente legata a quel momento temporale, perché se io quella borsetta la rifaccio dopo 2 ore e non sono più allegra ma sono triste, magari non la vedo più rossa o verde, ma la vedo nera perché sono triste, perché sono arrabbiata, perché per mille motivi diversi. Quindi il manierismo è caratterizzato da posizioni impossibili. Leonardo o Raffaello non metterebbero mai un personaggio in una posizione fisica così, perché è scomoda, non è verosimile, non è possibile che una persona si metta in una posizione del genere. L'incarnato perde in qualche modo di naturalezza, perché i manieristi tendono a mettere delle note di blu, a mescolare del blu nel colore, e hanno degli incarnati meno naturali di quelli che abbiamo visto per esempio in Francesco Francia. Il collo della maggior parte dei personaggi sono colli molto lunghi, sono come i colli di un cigno, quindi viene a mancare quell'ordine, quella simmetria, quella disposizione dello spazio rinascimentale, si tende a riempire lo spazio in maniera appunto quasi nevrotica, quasi nevrastenica, di tantissimi personaggi che sono quasi aggrovigliati l'uno sull'altro. Colpisce di questo quadro questa sorta di effetto cannocchiale, perché attorno a tutto questo caos nel centro c'è questa finestrella. I manieristi non fanno una cosa tanto diversa da quella che farà Picasso molti secoli dopo, nel senso che i manieristi sono in crisi, cioè i pittori sono in crisi, perché mettersi a pensare di fare concorrenza alla pittura di Leonardo, di Raffaello
non è possibile perché avevano già raggiunto il massimo e quindi bisognava trovare delle soluzioni differenti, creare una realtà completamente nuova, completamente diversa, che è quello che ha fatto Picasso. Picasso faceva, diciamo, prendeva la realtà, la tagliava a pezzetti, mescolava e la ricomponeva per creare qualcosa di nuovo, insomma. Dopo i manieristi, Anna, una sezione in cui abbiamo un nome, anzi un cognome, che è indissolubilmente legato alla storia dell'arte bolognese in particolare, e cioè i Tre Carracci. Sì. Noi qui, tu sei davanti ad un'opera magari non conosciutissima. Sì. Dunque, sono tre, lo sappiamo, Annibale e Agostino, che sono fratelli, Ludovico che è il cugino. Quello che aveva i piedi per terra era Ludovico, nel senso che uno, almeno uno dei tre doveva essere meno scavezzacollo. Ludovico è quello che, come dire, ha gestito l'amministrazione dell'azienda Carracci. È forse però quello di cui abbiamo più esempi a Bologna, rimasti a Bologna. Abbiamo molte cose. Il più dotato, quello che la critica celebra di più, è sicuramente Annibale. Annibale poi viene chiamato a Roma e fa un suo capolavoro, una sua cosa meravigliosa, la decorazione della Galleria Farnese. Ahimè, è la sede dell'ambasciata francese, quindi a noi poveri mortali non è dato poterla visitare, e anche quando la si può visitare, che è aperta, i francesi hanno comunque la priorità rispetto ai turisti in fila di altre nazionalità, quindi è difficile riuscire in qualche modo ad accedere. Il naturalismo dei Carracci: nella natura si trova l'ispirazione, nella realtà della natura si trova l'ispirazione per le proprie opere, è una reazione al manierismo, alla falsità in qualche modo del manierismo, così lontana dalla realtà che abbiamo davanti agli occhi. E quindi i nostri Carracci si ricollegano al naturalismo anche di Michelangelo. Ci sono i quadri di cui vedete le immagini, hanno forti collegamenti. Sono pale di grandi dimensioni, invece, come hai giustamente notato, io ho scelto, come dire, quella che sembra essere un'opera minore, perché le altre colpiscono. E l'ho scelta semplicemente per ricordare una cosa ai bolognesi, che dentro il Pantheon di Roma l'unico pittore, oltre a Raffaello, ad esservi sepolto è proprio Annibale Carracci. Vorrei dire che all'inizio del Seicento è quasi considerato una divinità della pittura, era davvero amatissimo, quindi per essere al Pantheon di Roma questo ci fa capire quanto fosse apprezzato. E questo piccolo quadro era esposto proprio sul catafalco di Annibale, perché all'epoca si facevano queste grandi macchine di materiali effimeri che rimanevano montate anche per molte settimane, quindi vi faccio immaginare, insomma, l'esposizione del corpo per non era bellissimo, però ecco, era un modo per dare la possibilità alle persone di andare a rendere omaggio a un personaggio che amavano molto, e questo piccolo quadro ha accompagnato gli ultimi momenti di Annibale prima della sua sepoltura all'interno del Pantheon. Noi adesso ci muoveremo verso il barocco, e ci tengo a sottolineare che il barocco europeo, cioè il barocco come stile, come corrente artistica, nasce nella nostra città, e mai sarebbe nato nella nostra città se non ci fosse stato il traghetto verso il barocco del naturalismo dei Carracci. Quindi i Carracci sono fondamentali nella storia dell'arte, ma non di Bologna, in senso lato, quindi in senso assoluto, quindi sono davvero stati importantissimi, Annibale in particolare. Dicevi, Anna, allora il barocco, qui ci troviamo nell'ala della Pinacoteca dedicata a questo periodo storico, uno dei nomi anche qui legato, siamo andati a cercare
nomi legati in qualche modo alla nostra città, anche se non era bolognese, è sicuramente il Guercino. Sì. Qui abbiamo scelto un'opera molto particolare. Sì, è bellissima, la cosiddetta Madonna del Passero. È vero, il Guercino, che aveva un problema ad un occhio, è nato a Cento, però è vissuto, insomma, molto a lungo nella nostra città. Il suo studio era vicino a via Oberdan, quindi insomma molto centrale, all'attuale via Oberdan, quindi molto centrale. È sepolto nella nostra città e io trovo che qui c'è proprio il naturalismo dei Carracci viene veramente portato alla sua massima espressione, la bellezza di questa mamma, perché adesso parlare di Vergine Maria è già troppo, nel senso che qui davvero abbiamo una mamma normalissima, come tutte le nostre mamme, che mostra il passerotto al suo bambino, che esprime tutta la sua meraviglia attaccandosi al vestito della mamma, come quasi avesse paura del bellissimo uccellino che sta guardando. Ovviamente la lettura allegorica è che invece lui teme quello che quel passerotto rappresenta, cioè appunto la passione. Ma non abbiamo Gesù in questo momento, qui vediamo soltanto un bimbo assolutamente stupito dal fatto che la mamma è riuscita a catturare questo passerotto e glielo fa vedere. L'incarnato estremamente naturale, nulla a che vedere con quel blu che abbiamo visto dei manieristi, la gota leggermente arrossata come tutte le guance dei bimbi così piccoli, la mamma che ha l'orecchio scoperto perché il velo bolognese, il velo le tiene sollevati i capelli. I piedini, i piedoni abbastanza grandi, sono poi una caratteristica in realtà del Guercino. Quindi queste sono le massime espressioni del barocco bolognese, che è veramente uno dei barocchi più belli che abbiamo in Italia. Invito i nostri amici nel prossimo viaggio a Roma, andate a visitare i musei capitolini, vi renderete conto che sono così famosi, vi renderete conto che la maggior parte delle opere cinquecentesche, seicentesche, settecentesche sono tutte bolognesi, perché davvero la Bologna della seconda metà del Cinquecento e del Seicento è l'ombelico della pittura del nostro paese. Poi io esagero perché sono bolognese e ci tengo, però è in effetti quello che penso. E va detto. Va detto. Siamo spostati ancora leggermente, abbiamo cambiato secolo, siamo un po' più tardi, 1700, siamo con Giuseppe Maria Crespi, ma qualcosa al di là dello stile è cambiato nel soggetto, Anna. Siamo così nelle ultime pendici del barocco, la pennellata è più veloce, in qualche modo un po' più agitata e però è il soggetto, insomma abbiamo scelto questo quadro proprio perché per ricordarci che più ci avviciniamo a noi e più i soggetti dei quadri cominciano a coinvolgere anche le classi sociali meno abbienti, vita quotidiana, scene popolari, mai potremmo pensare un Francesco Francia, un Raffaello, un Perugino, rappresentare una scena di questo genere, dove c'è una signora, una popolana ovviamente, che sta per tirare un sasso a un signore che si è permesso di urinare in un angolino del cortile, probabilmente dove appunto questa signora vive. Un'altra popolana che tenta di nutrire il bimbo, il suo bimbo che è sul seggiolone, il grosso tino di terracotta dove un tempo si lavava la biancheria, e qualche animale, guardate il gatto che sta per graffiare questo impudente che sta facendo la pipì in un angolino, il gatto che dormicchia sul davanzale di una finestra. In realtà
c'era già stato qualcuno che aveva tentato la via delle scene di vita quotidiana e popolare, i Carracci, che sono nati in un quartiere molto povero, quello che noi oggi chiamiamo il Quadrilatero, uno, Ludovico, era figlio di un macellaio, gli altri erano figli di un sarto, quindi insomma non erano sicuramente, già i Carracci hanno la possibilità di ritrarre delle mendicanti, delle donne cieche che chiedevano l'elemosina, piuttosto che delle macellerie, nulla di una mendicante a Bologna, purtroppo le macellerie non sono più in Italia, però erano così tentativi sperimentali di tre ragazzi giovanissimi, sono proprio le loro prime opere. Invece queste sono già quadri che vengono apprezzati da tutti e quindi, come dire, quello che i Carracci, come dicevo prima, hanno iniziato poi trova la sua sublimazione nel Barocco e anche alla fine del Barocco, all'inizio del Settecento, come in questo caso. Ecco, queste sono scene che possiamo vedere soltanto da questo momento in poi, prima erano impensabili. Chiudiamo il nostro percorso in una sala tra le più grandi, con forse il più grande, almeno secondo me è il più grande degli artisti bolognesi, Guido Reni. Siamo ancora nel 600, quindi in teoria potrebbe essere la fine del Rinascimento, l'anticipo del Barocco. Lui so che ha visto e ammirato Caravaggio, ma non lo ha imitato. Faceva razza a sé, insomma, Guido Reni era un artista davvero che ha fatto scuola. Sì, sì. Lo chiamavano il Divino Guido, quindi insomma era davvero amato, richiestissimo, ricercatissimo in tutta Italia ed Europa. Guido è morto a Bologna nel 1642, quindi siamo, diciamo, è stato attivo alla fine del Cinquecento e proprio gli ultimi anni del Cinquecento, ma soprattutto nel Seicento, ed è il massimo esponente del classicismo. Il nostro Guido Reni, che è molto legato alla chiesa di Santa Maria della Vita, infatti il suo studio era proprio lì vicino, anzi in realtà era dentro gli spazi della chiesa, del comprensorio della Chiesa della Vita, aveva l'ossessione della perfezione, tant'è vero che per fare un quadro ci metteva moltissimo tempo e continuava a stendere il colore in maniera quasi compulsiva, ossessiva, perché non voleva nemmeno che si vedesse il segno del pennello, perché se un osservatore vedeva il segno del pennello, comprendeva che quell'opera era ovviamente stata fatta da un pittore, da un essere umano. Invece Guido non voleva che ci fosse assolutamente il pittore presente nell'opera. L'opera doveva come essere stata prodotta, come se fosse un prodotto divino, esatto, doveva essere perfetta. Questo è il motivo per cui lui era sempre estremamente in ritardo nelle consegne delle sue opere. Questa è la fase più famosa, quindi il Sansone, piuttosto che la imponente Pala dei Mendicanti, dove proprio c'è questa divisione perfetta. Abbiamo l'uomo rappresentato dalla città di Bologna nel basso, abbiamo tutta la fascia dei santi, che sono l'intercessione tra il mondo dell'uomo, il mondo mortale, e il mondo divino, lassù questo Cristo con questa pelle bianca, proprio la morte che lo ha pervaso, e la Madonna che prega di fianco a lui. Quindi questo è sicuramente il più famoso Guido Reni. Poi a un certo momento della sua vita si rende conto che la perfezione non è di questo mondo, non è umana, e quindi le opere invece della sua seconda parte della vita artistica sono completamente diverse, sono quasi abbozzate. Se nel Sansone possiamo, come dire, leggere ogni singolo capello del personaggio, questo San Francesco, nella Flagellazione, sembrano quasi opere non complete, quasi soltanto abbozzate.
Un piccolo aneddoto, e anche qui si dice che Guido Reni nella seconda parte della sua vita sia molto veloce, quasi approssimativo, quasi abbozzi soltanto le sue opere, perché in realtà era affetto da ludopatia, cioè giocava d'azzardo, e non riusciva a pagare i suoi debiti perché ci metteva una vita a fare ogni quadro, quindi veniva sempre pagato con grande ritardo. A un certo punto ha capito che per pagare i suoi debiti era il caso di accelerare la produzione, quindi mentre alcuni critici ritengono che questa sia l'espressione di un nuovo modo di fare arte, altri invece pensano che si sia semplicemente sia diventato più rapido, ragioni molto più pragmatiche. Molto più pragmatiche. E chiudo con un'ultima cosa che però ritengo sia importante: la Crocefissione, che è un'opera che io amo moltissimo, è il risultato del fatto che durante il Concilio di Trento un cardinale bolognese che si chiamava Gabriele Paleotti impose la scomparsa nell'arte sacra degli sfondi, questi bellissimi paesaggi che abbiamo visto per esempio in Francesco Francia, perché i fondi dovevano diventare monocromi per poter mettere in risalto, per poter concentrare l'attenzione dell'osservatore sui protagonisti, se altrimenti si rischiava di perdersi nei dettagli degli sfondi. Caravaggio è la sublimazione di questa regola. Se non ci fosse stata questa regola non avremmo avuto Caravaggio, però ogni pittore fa la sua ricerca, e Guido Reni secondo me ottiene risultati straordinari, visto che la luce non può più arrivare dal sole, non può più arrivare dal cielo perché gli sfondi sono scuri, la luce esce direttamente dal corpo, e quindi la crocefissione, la splendida crocefissione di Guido Reni, anch'essa è il risultato di una ricerca obbligata da queste nuove regole che erano dettate agli pittori che volevano lavorare per la Chiesa, cioè tutti. Non è fisicamente qui, ma fa parte di questa collezione, ovviamente patrimonio di tutti noi bolognesi, anche la Strage degli Innocenti di Guido Reni, altro capolavoro. Enorme capolavoro, con questa forza centrifuga, no, che si sprigiona dal coltello centrale retto dal soldato, questi bambini, questi corpi di bambini morti per terra con questo colore che richiama forse il colore di questo Cristo morto della pala dei mendicanti. Sì, quindi per questo anche la Pinacoteca ha pensato magari di metterli vicino. Insomma, un vero esempio di bolognese eccellente, sì, Guido Reni, nella storia. Invitiamo tutti i bolognesi a venire a visitare questa galleria, perché è davvero meravigliosa, davvero bellissima. Per chi ama la pittura soddisfa ogni gusto, perché e aiuta i bolognesi a scoprire meglio i pittori della nostra città, perché siamo sempre concentrati sui pittori toscani, i pittori romani. Bologna non è assolutamente da meno, assolutamente. Capitale da Bologna, ai Carracci, Guido Reni, il Crespi, Elisabetta Sirani, sono davvero tanti gli artisti bolognesi o passati per Bologna che sono presenti qui con le loro opere alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. Un breve percorso, quello che vi abbiamo presentato questa sera, una corsa quasi tra i saloni di questo splendido palazzo per raccontarvi quel tanto in realtà che c'è, che vi invitiamo a venire a vedere, ad apprezzare qui in fondo a Via Belle Arti, uno scrigno che forse ancora troppo pochi bolognesi conoscono e che appunto è a disposizione di tutti noi, è nostro patrimonio. Daedalus questa sera voleva proprio celebrarlo e invitarvi appunto a vederlo. Grazie ad Anna Brini per essere stata con noi anche questa sera, grazie a Massimo Bergamini e a Marco Garuti per l'assistenza tecnica. L'appuntamento con Daedalus è come sempre giovedì prossimo su ETV.